sotto il cancello! Muovetevi! Che cosa stai facendo? Ci metterò poco. Tu va. Dì agli arcieri di coprirlo. La città di mezzo è persa. Ci siamo battuti e hanno sudato ogni centimetro, ma ora è loro. Allora qui si deciderà il nostro fato. Le mura interne sono forti e abbiamo il doppio dei loro arcieri. Non eguaglieremo mai il numero degli orchi o la loro ferocia. La nostra gente ha già respinto le forze di Sauron in passato. Ma alcune cose le ha perse per sempre. Sì, questo è vero. Vai alla grande sala. Proteggi le reliquie. Il mio posto è qui. Assicurati che vengano portate a Enetannun. E questo è un ordine. Cerca di capire. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo di più prezioso a ogni costo. Sì. Questo è un ordine. Allora sarà fatto. Ma tornerò sulle mura prima del prossimo attacco. Un ramingo del cancello nero. Credevo foste tutti morti. Infatti è così. Se vuoi combattere per Minas Ithil, ramingo, parla col capitano Baranor. Non sono qui per unirmi al tuo esercito, ma per il Palantir e la sua sicurezza. Proteggi la città e il Palantir sarà al sicuro. Comunque, i nostri incursori stanno attaccando i capitani nemici nella città bassa. Vuoi seminare fra loro il terrore? Sì. È ora che scoprano che cos'è la paura. Gli uomini sono radunati, generale. Dobbiamo mettere al sicuro il Palantir. La città è debole e non resisterà a lungo. Non possiamo abbandonare i gondoriani al loro destino. Castamir ha ragione. Difendiamo la città e proteggeremo il Palantir. Guarda. Le torri hanno il suo marchio. Quelle erano le mie torri. Ora la corruzione di Sauron va oltre i confini di Mordor. Si fa bene. Sono i suoi occhi. Non senza il Palantir. Libereremo Minas Ithil dalla sua morsa. Rovesceremo le sorti della guerra. Ah!
Questi Aedir non sono che oscure imitazioni dei Palantir, ma possiamo usarli contro Sauron. Queste torri ci daranno la visuale. Le purificheremo e le renderemo nostre. Quattro Cala de Yon-Hen. Rivediamo ciò che è stato per noi e ciò che perderemo se permettiamo alla corruzione di tornare. Questa città è sorta sulle rovine del mio regno, ma non tutto è andato distrutto. Quelli sono i miei tumuli, tuttora nascosti alla vista di Sauron. Lì capirai perché il mio anello va recuperato. Posso mostrarti come conquistare Mordor. Purché mantenga protetta Gondor. Conosco questo posto. Molto tempo fa combattei qui. Sembra più tranquillo.
c'è una parte di Mordor al sicuro da Sauron, sono questi tunneli. Dimostrano che anche la portata dell'oscuro Signore non è infinita. L'esercito marciò su Mordor. Seppellimmo i nostri caduti in tumuli come questo. I nostri migliori guerrieri riposano qui, protetti da potenti incantesimi. Usammo tutte le nostre arti per portare in marcia insieme a noi le virtù degli elfi. E tu avevi l'unico anello? Sì. E con esso creai un esercito. E guidai l'assalto contro Sauron. Il nuovo anello, il nostro anello, non è stato corrotto dalla sua ombra. Esso è perfetto. Possiamo ancora difendere il Palantir. Allora andiamo nella grande sala. Idril è là. Forse potrà aiutarci.
Devo spazzarli via tutti. Rendere il mondo un po' più... come piace. Dovremmo perlustrare la grande sala e mettere al sicuro il Palantir. Non c'è tempo. Prendiamo solo le cose più preziose. Prenderemo tutto. Idril, a volte bisogna fare dei sacrifici. Io non sacrificherò il nostro passato alla paura. Ehi, voi! Chi siete? Baranor, questo è il Ramingo di cui ti ho parlato. Hai versato molto sangue per Minas Ithil. E non sappiamo il tuo nome. Talion. Gondor ti ringrazia, Talion. Ma i guerrieri servono ai cancelli. No, gli Uruk vogliono il Palantir e non hanno intenzione di fermarsi. Dove si trova? Mio padre l'ha nascosto. Non c'è nascondiglio abbastanza sicuro. Gli Uruk faranno a pezzi la città per trovarlo. È vero, viviamo in tempi disperati. Ma non ci arrenderemo e non cadremo mai. Non possiamo. Devo difendere i cancelli!